Ciao a tutti da cristianodiviaggiovero.com. Oggi andiamo a vedere 7 siti utilissimi per quanto riguarda il mondo dei viaggi, chiaramente, e sono sicuro che tu non li conosci, o almeno se non sei smanettone non li conosci sicuramente. Prima di iniziare però ti ricordo di iscriverti al canale di Viaggio Vero cliccando sul pulsante iscriviti che trovi qui sotto e anche sulla campanella che trovi a fianco del pulsante, perché in questo modo sarai sempre aggiornato su tutti i video che andremo a pubblicare. E ora vediamo se conosci qualcuno di questi 7 siti utili per viaggiare. Eccoci qui a video, il primo di questi 7 siti che sono un po' sconosciuti ma ti possono aiutare a viaggiare e a risparmiare è Rom2Rio, scritto proprio come vedi sul sito, Rom2 in numero Rio. Che cosa fa questo sito? Praticamente tu devi andare dal punto A al punto B, qualsiasi città a qualsiasi città, tu inserisci da dove vuoi partire a dove vuoi arrivare, quindi abbiamo detto punto A, punto B, cerchi, lui ti dà incredibilmente tutte le possibili soluzioni di trasporto da A a B, che siano esse aereo, treno, bus e compagnia, gli orari, le possibilità e chiaramente con gli accordi che ha fatto anche le possibilità di prenotare. Veramente c'è anche un'app, praticamente funziona in questo modo, come puoi vedere scorrendo il sito. Cerca qualsiasi città, paese, monumento, attrazione, quindi non solo città, o indirizzi in tutto il mondo con migliaia di rotte multimodali, ovvero tutti i modi possibili e immaginabili per arrivare facilmente da A a B. Ci sono linee ferroviarie, linee autobus, traghetti, rotte aeree e chi più ne ha più ne metta. Quindi ti basta andare a inserire sul motore di ricerca un punto di partenza e un punto di arrivo e cliccare sul tasto cerca. In quel momento tu avrai tutte le possibili soluzioni, davvero davvero molto utile. Il secondo sito che forse non conosci e ti voglio consigliare, che è davvero utile anche in questo caso, è Spotted by Locals, un sito che in questo caso è localizzato soltanto in inglese, non c'è localizzato in italiano, e per utilizzarlo si può utilizzare sia da web che da app. Sostanzialmente Spotted by Locals sono delle guide create su più di 65 città dai locali stessi, cioè da chi vive sul posto. La cosa bella è che da web ce ne sono tantissime, c'è anche l'app come ti dicevo, da web è tutto gratuito, ovvero tu entri nella guida, andiamo ad esempio Torino, e tu hai la pubblicità alla guida che dopo ti spiegherò, chi sono gli autori della guida stessa, quindi tutti i nomi delle persone che hanno contribuito a rendere utile e con i contenuti la guida, vari articoli dal blog di Spotted by Locals sulle singole città, spesso anche molto molto recenti, e poi ci sono tutta e poi c'è la guida vera e propria, cioè arte, cultura, bar, cinema, divisa per tutti gli spot che hanno inserito i locali, ovvero chi ci vive, shopping, ristoranti, snack, teatri, eccetera, eccetera. Che cosa cambia sull'app? L'app cambia che, scaricando l'app che è gratuita, però dopo sono a pagamento le guide delle città e le puoi utilizzare a livello di mappa anche offline. In questo caso sì, vai a pagare, le guide costano $3,99 l'una, quindi 3 euro e qualcosa, però sono molto molto utili e è chiaro non le puoi comprare tutte, ma quando vai a visitare una città secondo me meno di 4 euro per avere una serie di informazioni utili date dai locali tutte in un'unica guida, io lo consiglio sempre. Il mio consiglio è quello, se hai la connessione, di utilizzare il sito internet e non l'app in maniera da poter utilizzarlo gratuitamente. Guardare anche da casa se effettivamente ci sono tanti spot consigliati e se la guida è molto popolata. E a quel punto, se vuoi utilizzare tutto offline una volta sul posto, come ti dicevo ci sono più di 65 guide, questa può diventare veramente utile. Io ad esempio l'ho scaricata per Londra e mi ha aiutato particolarmente, anche se conoscevo e conosco molto bene la città perché ci ho vissuto, mi ha dato delle dritte che non conoscevo davvero, perché è anche molto aggiornata nel senso della gente che vive sul posto in quel momento. Terzo sito che si consiglio se devi viaggiare in treno, questo è il sito più
fornito, utile che trovi sul pianeta, nell'intero mondo del web. Si chiama sit61.com ed è il più esperto al mondo di viaggi in treno. Il sito in sé è inguardabile, lo vedi, è una tipologia di sito molto vecchia come stile, però è ricco, strapieno di informazioni. Ti basta scegliere quale treno, in quale paese vuoi viaggiare coi treni. Come vedi c'è di tutto e di più, praticamente tutto il mondo. Adesso non credo che potrebbe mancare qualcosa, ma Africa, Asia, Europa, c'è un po' di tutto. Tu scegli lo stato, ti viene date informazioni su tutti i treni di quello stato, ovvero tipologia di sedili, numero di treni, consigli dettagliati su quel tipo di treno, orari e chi più ne ha più ne metta. Insomma, è la Bibbia di chi vuole viaggiare in treno, chi vuole avere informazioni sui treni. Non mi dilungo ulteriormente su Sit61, ti consiglio di guardarlo e di spulciarlo se viaggi in treno, perché è veramente la Bibbia. Quarto sito, se Sit61 è il guru, la Bibbia per i viaggi in treno, SitGuru è la Bibbia per quelli in aereo. Praticamente quasi la stessa cosa, ti basta andare a inserire il nome della compagnia aerea oppure addirittura il numero del volo e la data in cui volerai e ti viene data una mappa dei sedili di quel volo, ovvero ti dirà quali sono i più comodi, i consigli su se puoi scegliere chiaramente il posto, quale posto migliore scegliere, un po' per la comodità, un po' per la velocità di discesa dall'aereo. SitGuru era un sito, diciamo, privato, poi è stato acquistato da TripAdvisor, quindi adesso è un colosso, ma rimane molto molto utile. Ripeto, è la Bibbia per quanto riguarda la conoscenza di come sono divisi i posti nei voli, di quali posti sono più comodi da scegliere in fase di magari check-in online. Saperne di più su tutto quello che è i voli aerei, andare a cercare la tua compagnia, la compagnia con cui volerai, oppure c'è tutta la lista qua, oppure i vari voli da A, e chiaramente dopo avrai tutte le informazioni. Quinto sito consigliato, ancora guide. Dopo Spotted by Locals, ecco In Your Pocket. Magari non lo conosci. Sono guide, chiaramente solo in inglese, per le città. Sono essential guide, ovvero spremono all'osso le varie città e ti danno consigli, anche in questo caso, da parte di chi ci vive, dai local. Non sono tantissime ancora le guide, sì ce n'è tante, ma non sono così tante come si pensa, e la cosa bella è che da sito chiaramente le puoi guardare gratuitamente. Ad esempio entriamo su Atene, le puoi guardare gratuitamente come succedeva per Spotted by Locals. Poi anche, la cosa bella è che puoi anche scaricare, vedi hai tutte le guide, hotel, cose da vedere, nightlife, shopping eccetera. La cosa bella è che tutte le versioni in PDF sono scaricabili gratuitamente. Anche per quanto riguarda l'app è completamente gratuita. L'unica cosa che si paga è se la vuoi, in alcuni casi, non tutte sono disponibili, stampata, quindi cartacea, in quel caso lì la paghi, ma mi sembra logico. In questo caso è un sito veramente del tutto gratuito se lo utilizzi da web o da app, per cui c'è anche questo plus. A me piace più Spotted by Locals, però nel mondo In Your Pockets ha veramente tanti estimatori e anch'io per determinate città, in determinate visite, l'ho trovato molto utile. Sesto e penultimo sito che ti consiglio è The Broke Backpacker, la Bibbia per quanto mi riguarda di chi vuole viaggiare con lo zaino in spalla, ovvero i backpackers. Che cosa trovi su The Broke Backpackers? Una marea di consigli, da cosa mettere nello zaino, a quali sono i luoghi dove si spende meno per mangiare, alla sicurezza, cioè come tenere i soldi mentre viaggi, come lavorare online, ovvero fare il nomade digitale quando sei in viaggio, e mille altri consigli. Ultimamente ha inserito anche tante guide su Bitcoin e criptovalute in generale, io non sono interessato, però questo in generale io lo reputo
uno dei siti, forse il sito che preferisco per quanto riguarda i budget travel, ovvero i viaggi proprio al risparmio totale e chi soprattutto viaggia con lo zaino spalla. Settimo e ultimo sito è un'agenzia viaggi famosissima in tutto il mondo e forse l'agenzia viaggi più famosa tra i backpackers. Ci sono tante sedi in tutto il mondo, come puoi vedere qui. In Italia non abbiamo una sede. Quella che ho aperto qua è, diciamo, quella inglese, quella che è a Londra, ma è famosissima STA Travel soprattutto per una cosa: per i biglietti round the world. È una delle risorse, se non la risorsa più famosa, su cui acquistare il biglietto round the world, ovvero il biglietto per fare il giro del mondo. Ora si sta caricando nella pagina dedicata ai biglietto giro del mondo, ne hai già un sacco pronti, quindi con prezzi già finiti che durano per un periodo già predefinito e sono stati costruiti nel tempo da STA Travel a seconda delle richieste che venivano. Però hai anche uno strumento su STA Travel per crearti il tuo viaggio del mondo e avere un preventivo direttamente mentre lo fai, con proprio la voce create your own route. Questa è veramente la Bibbia, mi ripeto, per quanto riguarda il round the world ticket. Torniamo a video un attimo per i saluti finali. Ne conoscevi qualcuno? Spero davvero di averti dato delle buone idee. Sono siti che io utilizzo già da diversi anni e in determinate occasioni mi sono risultati davvero davvero utili, quindi mi faceva piacere condividerli con te. Ti ricordo i nostri social, la pagina Facebook di viaggiovero.com, mi raccomando fai mi piace, diventa fan. L'account Twitter e quello Instagram, soprattutto su Instagram trovi le Instagram Stories quasi giornaliere in cui ti do consigli di viaggio. Se questo video ti è piaciuto, un pollice in alto aiuta a crescere il canale, mi raccomando, e non ti costa nulla. I commenti li puoi fare qui sotto e mi raccomando, iscriviti al canale con la facciona sorridente che vedi qui sotto, quella di Viaggio Vero, e la campanella, perché così sarai sempre aggiornato su tutti i video che andremo a pubblicare. Ciao ciao da Cristiano di viaggiovero.com.